Irolli Vincenzo. Si avvicinò alla pittura a 17 anni quando si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ebbe per maestri Gioacchino Toma e Federico Maldarelli. In quello stesso anno la sua curiosità d'artista fu colpita dall'opera Corpus Domini di Francesco Paolo Michetti esposto alla Mostra Nazionale di Napoli. Nel 1878 con l'opera Ritratto del pittore Izzo si fece notare da Domenico Morelli per l'impiego di una forte tavolozza e nel 1879 fu presente per la prima volta alla Promotrice di Napoli con l'opera Felice Rimembranza. Dal 1880 in poi, libero dall'Accademia, iniziò la lunga e ininterrotta carriera artistica. Eseguì per il Gambrinus il riquadro Piedigrotta con una fanciulla in veste di Venere e uno Cupido che, invece di sfiorare la lira, si cimenta con un putipù.